League, vedete fotografi e a questo punto Claudio Ranieri è pronto, avete visto anche accompagnato dal vicepresidente esecutivo Mauro Baldissoni alla sua conferenza stampa, quindi linea alla regia e tutti pronti ad ascoltare Claudio Ranieri. Tutti seduti. Buon pomeriggio a tutti. Benvenuti alla prima conferenza stampa di Mister Claudio Ranieri, a cui diamo tutti il bentornato. Iniziamo. Giannini, Roma Radio. Buongiorno mister. Buongiorno. Le chiedo come sono le sue emozioni e sensazioni oggi rapportate a quelle e le differenze rispetto a quelle di 10 anni fa. Le emozioni sono sempre belle. Diciamo che continuo a fare questo lavoro perché mi dà proprio emozione, e il ritorno a Roma, già quando si cambia società, no? Hai sempre un qualcosa in più per capire, per stare subito attento a tutto, ma il ritorno a Roma è sempre qualcosa di speciale, per noi romani soprattutto, per noi tifosi romani, per cui l'emozione è massima, l'emozione, l'ambizione, il sapere che è un momento difficile, però sono pronto a lottare. Paonessa. Eccomi mister, finora ha avuto la possibilità di dirigere solamente 2 allenamenti, sono pochi, però le chiedo quali indicazioni ha ricavato, se l'ha colpita qualcosa e se ha già capito dove dover intervenire. Di allenamento vero ne ho fatto uno soltanto, che eravamo 12 giocatori, tutti gli altri stavano recuperando dalle fatiche di Oporto, per cui oggi sarà il primo allenamento con un pochino più di giocatori, per cui sono curioso, parlerò poi con ognuno di loro per vedere se hanno recuperato. Ma la cosa più importante sono le motivazioni. In questo momento la motivazione è la cosa più importante, perché io capisco, voi che state qua state in un momento negativo. Io che arrivo da fuori dico che la Champions League è là davanti, è molto vicina, per cui saranno importantissime le prossime nostre 2 partite. Saranno importantissime e sarà importantissimo il pubblico. Il pubblico deve capire che questi ragazzi stanno magari in difficoltà, e allora vogliono sentirsi ben voluti. Io da solo non ce la faccio, sono sincero, da solo io non ce la faccio a portare questa squadra in Champions League. Con l'aiuto del pubblico già mi sento più sicuro, perché io so che se hai il pubblico romano alle spalle che ti soffia dietro, tutto può accadere. E allora io chiedo proprio questo, da tifoso romanista chiedo l'aiuto a me stesso, visto che sono tifoso. Angelo Mangiante, Sky Sport. Eccoci, buongiorno e bentornato. Buongiorno, grazie. Solo 2 allenamenti, ma insomma la squadra l'avrà vista giocare, no? Comunque in televisione, avendola sempre seguita da tifoso, ecco, diciamo così. Le chiedo, come valori tecnici, cosa l'ha colpita di più in positivo di questa squadra, negli ultimi tempi, comunque nella rosa di quest'anno? E se ritiene invece che con 55 gol subiti in 32 partite ufficiali, se la fase difensiva sia, tra le varie problematiche, la priorità sul quale mettere appunto le mani? Beh, mi sembra che abbiamo fatto 49 gol, no? Per cui questa squadra tecnicamente, vuoi o non vuoi, il gol lo riesce a fare. È logico che la fase difensiva bisogna essere tutti quanti propensi a rientrare velocemente, perché se no gli altri ti fanno gol. Ho dato un'occhiata così su grandi linee, non è che l'ho seguita molto perché spesso giocavo in contemporanea, quando ho potuto l'ho seguita. I gol molti sono venuti proprio quando in fase di costruzione, cioè con la palla a noi, persa palla, transizione, gol. Per cui dobbiamo stare attenti proprio su questo punto di riferimento, perché poi dopo, se tu perdi palla e sulla palla che perdi ti fanno gol, il giocatore che ha subito questo si sente colpevole. E questo non va bene, perché dopo tu perdi fiducia in te stesso e comincia a mancare un tassello
nella difesa o in un giocatore magari importante. Per cui è importante non perdere palla, non perdere questo. Per cui parlerò con i ragazzi e vedremo e studieremo la soluzione più idonea per far sì di non perdere molti palloni in fase di uscita. Sanipoli, Rai Sport. Buongiorno mister, bentornato, in bocca al lupo. Le volevo chiedere questo, con lei abbiamo, la Roma ha sfiorato l'ultimo scudetto, la famosa partita con la Sampdoria, però l'anno dopo, quando lei non ci ha creduto più, si è dimesso, cosa che fanno pochissimi allenatori al mondo, uno degli storici fu Orrico che lo fece credo per primo in Italia. Ecco, le chiedo, per crederci adesso, a cosa si può aggrappare Claudio Ranieri? Cosa si può? Per crederci, a cosa si può aggrappare in questo momento? Io mi aggrappo ai tifosi, la voglia, la motivazione che hanno i giocatori, devono saper reagire. Per saper reagire io credo che si debbano sentire amati dai propri tifosi, perché è brutto giocare in casa e avere paura di giocare. E allora chiedo ai tifosi questo lascia passare, stateci vicino, abbiamo bisogno di voi. C'è una frase di quelle sue tipiche con cui può riassumere questo momento? Ma no, io poi non mi vengono, se poi me le chiede così proprio non mi vengono. Io sono un istintivo, non è che preparo prima un discorso, io poi quello che sento gli dico. Forse sono credibile proprio per questo, perché quello che sento dentro lo esterno senza paura, senza timore. Gli chiederò questo, che i nostri tifosi, noi vogliamo vedere la squadra arare il campo. Voglio vedere gente che sprizza rabbia e determinazione. Questo è quello che vogliamo noi tifosi. Poi accettiamo anche l'errore, però prima tu mi devi far vedere che muori sul campo. Intanto la detta, grazie. Grazie mister. Valdiserri, il Corriere della Sera. Buongiorno. Quando avrà la fortuna poi di averli non tutti? Non la trovo, mi scusi. Eccoci, sono qua. È lì, a destra. Quando, con tutte le luci davanti. Quando avrà poi la fortuna di averli tutti sarà meglio, no? Però ci sono tre situazioni che volevo chiederle su come lei vede questi giocatori. Cioè, se Florenzi è un terzino o è un giocatore d'attacco. Se Zaniolo può giocare sull'esterno oppure deve giocare in mezzo e se Schick e Dzeko possono giocare assieme. Allora, Florenzi è un giocatore universale, è un giocatore universale che può giocare sia dietro che più avanti, sempre con caratteristiche uguali, per cui dipende dalla partita, dall'avversario, dalla situazione tattica. L'importante è che Alessandro si riprenda perché essendo romano capisco quello che sta passando. Ogni errore che magari ha fatto gli pesa più che ad un altro suo compagno di squadra, per cui invece lui deve tirar fuori la romanità giusta, stare petto in fuori, se ha sbagliato non c'è niente di male a dire ho sbagliato, ma poi c'è un'altra palla da giocare, c'è un'altra partita da giocare, per cui mi aspetto molto da lui. Zaniolo, lo so che il vostro rebus è dove deve giocare Zaniolo, dove deve giocare Schick, Dzeko e tutto. Zaniolo sappiamo benissimo, lo so pure io che stavo molto lontano, che giocando centrale è il suo ruolo, deve andare in possesso di palla spesso e volentieri. Dipende però se centralmente io ho due Zaniolo, tre Zaniolo, devo vedere chi tra questi tre Zaniolo può giocare magari aperto, per cui magari gli tolgo un 20% a questo giocatore, non sto parlando di Zaniolo, magari sacrifico un 80% uno a metterlo a destra, a sinistra e l'altro gli do il 100%, ma questo mio dubbio lo scioglierò soltanto parlando con loro e capire chi mi può dare di più su un esterno invece dell'altro, perché se no io avrò un giocatore al 100% e uno al 50%, se invece ne avrò uno al 100% e uno all'80%, gioco forza, gioco con quello che mi dà 80% sull'esterno, fuori dal suo ruolo, ma sempre imprevedibile e può creare dei problemi agli avversari. Se gioco Schick possono giocare assieme? Per me devono giocare assieme. Ho visto Schick quando è entrato ad Oporto con una rabbia, una volontà
Enzo è un giocatore di una qualità incredibile, è fortissimo, velocissimo, tecnico. Io sono convinto che se lui si sblocca e è vicino a sbloccarsi, i tifosi si innamoreranno di questo ragazzo. Pugliese, la Gazzetta dello Sport. Buongiorno mister. Buongiorno. Io invece le volevo chiedere, lei in passato è riuscito a rigenerare, rilanciare tanti giocatori. Qui a Roma c'è un giocatore, insomma, Vie Pastore, che doveva essere il fiore all'occhiello e che vive un momento dall'inizio della stagione, un periodo di grandissima difficoltà. Che impressione ha avuto, insomma, che idea ha di Pastore e come si può rilanciare? Allora, l'idea che ha avuto io non l'ho visto quest'anno qui alla Roma, perché le poche partite che ha giocato non le ho viste. Io conosco Pastore quando giocava in Italia, quando stava fuori al Paris Saint-Germain, è un giocatore di una classe sublime, ma adesso io ho bisogno di gente che mi dimostri che vuol fare la differenza. Tutti quanti, io non guardo il nome, non guardo l'ingaggio, non guardo l'età, non devo guardare niente. Devo vedere chi corre, chi lotta, chi si aiuta. Noi dobbiamo essere una squadra. Squadra significa che tutti quanti cercano di aiutare il suo compagno di squadra. Chi fa questo ha più probabilità di giocare. Chi si impegna dall'inizio alla fine ha più probabilità di giocare. Questo non sto parlando di Pastore, sto parlando in generale. Tutti quanti devono dare di più, perché se stiamo in questa situazione è perché non hanno dato quello che hanno dentro. Le ragioni io non le voglio sapere, non mi interessa. Adesso i discorsi stanno a zero. Paga l'allenatore, ha pagato Eusebio, adesso però devono loro rispondere sul campo. Io li aiuterò, però loro devono aiutare me e ci devono far vedere, adesso parlo da tifoso, quello che sanno fare e come lo vogliono fare. Grazie. Maida, il Corriere dello Sport. Buongiorno. Buongiorno. Lei ha firmato un contratto per 12 partite, non so se le era mai successo in carriera di fare una scelta del genere. Ecco, le volevo chiedere, dove si vede lei dal 1 luglio? Si vede ancora alla Roma come allenatore? Io mi vedo adesso qui con voi e mi vedo domani sera in panchina. Non vado oltre. Io sono abituato a fare passo dopo passo. Non mi è interessato. Un'altra società non l'avrei presa. Ecco, questo le volevo chiedere. Perché è la Roma che l'ha fatto. Perché è la Roma. Un'altra Grazie. Società non l'avrei mai presa. Ma la Roma, se chiama, io devo rispondere sì. Pinci, la Repubblica. Salve, mister. Eccomi. Sono un po' nascosto di qua. Io le volevo chiedere, insomma, da quando, dalla partita di Oporto, è cambiato molto, no? Qui a Trigoria sono cambiate, andate via molte persone, è arrivato lei, immagino che magari potranno arrivare altre professionalità intorno, insomma. Le voglio chiedere se questi cambiamenti, secondo lei, possono aver avuto o hanno avuto un impatto sull'umore, sulla testa della squadra, se ha percepito qualcosa oppure no. Ma è difficile, io non conosco il prima e adesso è il nuovo. Questo non lo so, ma a me tutte queste cose non mi interessano. Non sono bambini di 4 anni, sono uomini e devono dare il meglio con me, con un altro, con tutto. Scuse non ce ne devono essere più. Si va in campo, la palla la conoscono, il calcio lo conoscono, perché se sono stati acquistati alla Roma e guadagnano quello che guadagnano è perché lo meritano. E allora bisogna che lo facciano vedere. Altre cose non mi interessa. Altre cose, chi si carica di problemi. Io voglio una squadra allegra, sorridente, che lotta e che non si arrende mai. Chi c'ha i problemi li tenesse a casa. Tutti abbiamo dei problemi. Li tengo a casa, non li porto qua dentro. Lo Monaco, il romanista. Scusi, mi alzo perché non la vedo neanche io. A me interessava sapere qualcosa riguardo al suo arrivo, e cioè quando ha visto sul display che l'ha chiamata Francesco, immagino qual è stata la sua prima battuta che ha fatto a Francesco, se ha sentito di Francesco e se è vero questa cosa che non ha voluto trattare il prezzo ma ha preso quello che gli ha offerto la società. Allora, non mi ricordo come mi ha detto Francesco. Ha detto: che fa mister? Dove sta? Sto a casa a Londra, dove sto? E poi abbiamo continuato a parlare. No, Eusebio non l'ho sentito,
perché capisco l'amarezza per chi viene esonerato, però ho fatto un tifo spaventoso per lui, il primo anno e anche adesso, e mi dispiace tantissimo, perché è un gran professionista, un gran lavoratore. Avrà fatto degli errori? Tutti quanti ne facciamo. Non c'è un allenatore esente. E mi ha detto se è vero? Il prezzo. No. Ho perso più quando sono andato via di quanto guadagno adesso. Non importa. Non erano i soldi quelli che mi hanno fatto venire qua. Era la maglia. Punto. Austini, il tempo. Buongiorno mister, di qua. Eccomi. Salve. Lei che è un esperto di riparazioni di squadre difettose, no? Una delle caratteristiche della sua carriera, le sembra più difficile, così come impressione iniziale, rimettere a posto questa squadra o quella che trovò allora tanti anni fa? Quella di tanti anni fa era una squadra importante, magari che stava sul viale del tramonto, perché c'erano diversi giocatori di una certa età e tutto, che avevano dato tantissimo. Io sono riuscito a motivarli il primo anno, meno il secondo. Per questo sono andato via, perché se non riesco a motivare da tifoso romanista i miei giocatori romanisti, me ne vado io. Questo non lo so, fatemi andare in campo, fatemi vivere l'emozione, fatemi sentire la squadra e poi saprò rispondere. È difficile, è facile, non lo so, ci vuole l'aiuto del pubblico, ma soprattutto dei giocatori. Chiederò il massimo ai giocatori, chiederò tantissimo, perché sono uno esigente con me stesso e voglio il massimo da loro. Lo Russo, RDS. Buon pomeriggio Ranieri, sono qui. Sì, la vedo. Allora, lei praticamente non ha posto condizioni, ha detto sì a prescindere per tornare qui a Roma, però io le chiedo questo, lei come tanti altri allenatori verrebbero a Roma a qualsiasi condizione, cioè questa è la sensazione che comunque date, però poi molti di essi ne escono con le ossa rotte o comunque purtroppo questa è una piazza, come sappiamo, molto molto complessa. Come si spiega questa contraddizione in qualche modo? Perché Roma a tutti i costi, se poi è così rischiosa questa piazza, secondo lei? E poi mi scusi, aggiungo soltanto velocemente, su cosa bisogna intervenire di più, sull'aspetto mentale o tecnico, visto che questa squadra ha dato segni di grande debolezza a livello mentale? Allora, mi ricordi la prima perché è stata troppo veloce. Tipo per cui scegliete questa piazza a tutti i costi? Io la scelgo per un fatto che tutti sapete, perché la scelgono gli altri non lo so. Posso immaginare che Roma ti dà delle emozioni che magari in altri posti non sono così speciali. A Roma si vive 25 ore al giorno di calcio, ne parlate 25 ore al giorno in tutte le vostre sedi, radio, televisioni, giornali. È logico che è una squadra che fa notizia, per cui è una squadra che negli ultimi anni sta lottando sempre per la Champions League, per cui è una delle migliori squadre italiane. C'è una nuova proprietà che cerca di fare del suo meglio, ci sta investendo un sacco di soldi, è logico che poi magari a fine stagione deve far quadrare, o perlomeno in parte deve far quadrare il bilancio, perché sennò poi dopo non può essere iscritta. Questo è tutto. Mi ha chiesto anche l'aspetto mentale. L'aspetto mentale è la prima cosa, quello che io ho detto adesso, ho parlato soltanto di aspetto mentale, non ho parlato di caratteristiche tecniche, ho parlato soltanto di Zaniolo, dove deve giocare, dove può giocare, di Florenzi e di Pastore. Ma l'aspetto mentale è la cosa più importante in questo momento. L'aspetto di volere fortemente un obiettivo. Io voglio gente ambiziosa. Io so che entrare in Champions League non sarà facile, però io non mi arrenderò mai.
So che incontrerò delle difficoltà, ma se io sono un negativo, alla prima difficoltà mi arrendo. Dico, visto, non ce la faccio, o non ce la fanno i giocatori. Se io invece sono un caparbio, sono uno che non molla mai, alla prima difficoltà aumento, cerco di capire perché. Vado intorno al problema, se non riesco a entrarci dentro, lo scavalco, ma non mi arrendo. Ecco, io voglio giocatori che non si arrendono. Facciamo le ultime due. Tassotti, Teleradio Stereo. Buongiorno mister, bentornato. Grazie. Le volevo chiedere di Dzeko. Quest'anno la Roma ha segnato tantissimo, però Dzeko sta segnando molto meno rispetto agli ultimi due anni. Come se lo spiega e se domani andrà in porta Olsen? E se domani andrà in porta Olsen o Mirante? Allora, è normale che i bomber hanno un anno no. Quando io, ma tutti gli allenatori, facciamo le squadre, andiamo a vedere chi sono i giocatori che fanno gol e che media gol hanno nella loro carriera. Ma è logico che anche Battistuta, anche Pruzzo, anche i più grandi giocatori attaccanti hanno avuto il loro momento no. Può darsi che questo sia un momento no. Ci sono ancora 12 partite, vediamo alla fine quello che può fare Dzeko. L'altra, Mirante, cosa? Lasciatemi vedere l'allenamento, fatemi vedere un pochino di cose e domani sera saprete la formazione. Grazie a voi. Facciamo l'ultima, De Angelis, Rete Sport. Bentornato mister. Grazie. E la domanda è proprio su quello che ha detto lei. Lei più volte ha fatto appello ai tifosi, al pubblico romanista. E una vicinanza maggiore dei tifosi, magari anche permettendo l'apertura dei cancelli qui di Trigoria per assistere a qualche allenamento, secondo lei potrebbe essere d'aiuto? E se poi lei dall'Inghilterra, visto un po' com'è la situazione anche di paura, di torpore in questo momento, ha portato la famosa campanella, o se ha in mente qualche altra strategia più d'urto? Qui ci vuole, diciamo, la campanella di San Pietro, no, la campanella. No, non lo so, non mi chiedete cose nelle quali non so rispondere in questo momento. In questo momento dobbiamo trovare serenità, rabbia, determinazione. Grazie a tutti.